colazione con Radio Alta. Radio Alta. Andiamo da un altro ragazzo, lo vedo già sorridere alle mie spalle, è al mare, lo invidio, in questo momento io amo il mare, soprattutto d'estate. Vincenzo Cervi, il pedalatore stanco, eccoci dopo una settimana. Dove sei arrivato? Sei sull'Adriatico, immagino. Sì. Dove? Sono arrivato ad Ancona. Ancona. Ho fatto praticamente in quei giorni qui una media di 100 km al giorno. E niente, anche ieri ne ho fatti 125. Quindi ormai sei in formissima, no, Vincenzo? Ma più che altro non ci sono salite, tutto in piano. Tutto in piano, quindi. Il bagno l'hai fatto poi? Sei riuscito? No. Ma come no? Ma non ci posso credere, ma dai! Oggi vado, visto che mi dicono sempre va a Fas Benedì, eh? Sì. Allora oggi vado, sono qua vicino a Loreto, sì. E visto che è un santuario importante, magari una benedizione che vale più giusto, punti. Giusto, giusto. Di questi tempi credo che valga tanto, una benedizione diciamo per tutti, ecco, coglila per il mondo intero. Sì, ma non ti puoi avvicinare un po' al mare? Cioè, spiaggia privata questa? Qua sì. Spiaggia privata, ecco. Magari, ma ci saranno dei punti liberi, no? Bellissimo cielo, guardate che bello. Poi l'Italia è tutta magnifica, ho fatto anche un weekend, però dall'altra parte, ero nella parte tirrenica, anche lì Cinque Terre, l'Italia è splendida tutta. Poi tu che la stai pedalando, Vincenzo, potrei dirci com'è l'Italia effettivamente? Allora, diciamo che al sud ci sono un po' di problemi, vabbè, più o meno noti. È molto difficoltoso, ecco, diciamo, spostarsi. Tant'è che ho un amico che sta facendo anche lui il Giro d'Italia, sì, in un altro modo. In questo momento è sulla Sila e sta pensando di spostarsi e portarsi in su. Addirittura pensa di arrivare a fare l'ultima parte con me. Però vedremo, insomma, decide. Come si chiama questo tuo amico? Si chiama Vincenzo. Vincenzo, i due incensi, ecco, vedi? Incenso, ma adesso fra un po' vai a farti benedire, no? Con un po' di incenso. Esatto. Senti, ma il mare è bellissimo lì, avvicinati, dai, fammi vedere il mare dell'Adriatico ad Ancona. Guardate, quando si dice, sai, il Tirreno è più bello, l'Adriatico un po' meno, invece guardate che c'è una spiaggia enorme, Vincenzo. Sì, qua è la zona degli spiaggioni, però ecco, la cosa un po' bello e tutto, però da, diciamo, da Pescara, da sopra Pescara, salendo, è tutta così. Sì, wow. Sì, tu ami di più la roccia, ami di più la roccia. Il Ciolo, per esempio, il Ciolo che l'hai scalato, non hai fatto il bagno al Ciolo, ma lo hai scalato, dato che tu sei anche... Mi interessava di più quello. Esatto, alpinista. Senti, allora, oggi tappa dove? Oggi vado appunto a Loreto, però metto la... perché da qui sono 40-45 km, metto la bici sul treno e faccio l'ultima parte, scendendo da Ancona, e poi vedo. Diciamo, vedo sto santuario. E poi vediamo... ti regoli. Ma la bicicletta non ce l'hai lì con te adesso? No, perché sono fuori dal campeggio. Perché... Ah, ok. Quindi l'hai lasciata lì. Bandierina c'è ancora? Logo Radio Alta? Tutto a posto? Ti hanno fatto qualche intervista? Qualche televisione? Qualche radio? Allora, sono arrivato a Pescara e c'era una riunione di Harley Davidson. Sì. E c'erano 1200 Harley e un'associazione locale che fa documentari eccetera eccetera, a un certo punto mi ha intervistato. Sì. Ha visto con le borse e gli ho detto ma non sono io, cioè ci sono quale Harley, e invece... mi ha detto che stavano facendo un documentario sulla mobilità sostenibile. Ah, bello. E mi hanno intervistato. Bravo, bravo.
Ovviamente ho fatto il nome di Radio Alta. Meno male, meno male. No, sei molto caro. Vincenzo, allora ti lasciamo la tua giornata di caldo, immagino, perché vedo che c'è un bel sole, farà abbastanza caldo, quindi vai a farti benedire, ok? Vai a farti benedire. E poi ci sentiamo nei prossimi giorni, credo venerdì, di averti messo in calendario. Poi vado a controllare. C'è una signora che sta prendendo il sole, sta camminando con un bimbo, vedo, eccola lì, ecco, sì. La prima, e poi no, senza bimbo, no, pensavo avesse qualcuno in braccio, però ecco, il mare delle 8 del mattino, delle 7, delle 8 è bellissimo, anche per andare a correre, Vincenzo. C'è un giro, un sacco di gente che va a correre in bici, e cammina, eccetera, e anche un po' strani, perché col caldo che fa c'è in giro gente col Kiwi, con non so, sì, poi... ma probabilmente perché vogliono sudare, vogliono perdere peso, no? Allora vanno in giro con la Kiwi per sudare un pochino di più. Va bene, Vincenzo. Sì. Volevo salutare e ringraziare gli amici giù a Ugento, Silvano, Aldo, Stefania, perché mi hanno fatto fare una settimana di relax che devo dire mi ha aiutato moltissimo a ripartire, perché ero un po' stanchino, diciamo così. Eh beh, certo. Sono partito da lì, ho fatto la media di 100 km al giorno più o meno, anche se adesso sono stanco comunque. Hai avuto una carica di energia, ma d'altronde quanti chilometri hai fatto fino adesso? Hai contati? Allora, se non vado errato, sono appena oltre i 4.000. Beh dai, 4.000 chilometri in bicicletta non è poco. Sei oltre la metà, dai, sei addirittura quasi di arrivo. Dai, Vincenzo, dai. Tieni duro, mi raccomando, se riesci anche a terminare prima della fine di giugno, riusciamo a festeggiare alla grande con la colazione. Se no ne riparliamo a settembre, facciamo una grande festa con Vincenzo e con la sua bicicletta. Vincenzo, buon viaggio, mi raccomando prudenza, ok? Ci sentiamo venerdì, mandami un po' di foto di quello che hai visto fino adesso, d'accordo? Ciao Vincenzo, ciao, buon viaggio. Colazione con Radio Alta, Radio Alta.